Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito DoiTu. Qualche giorno fa vi ho mostrato l'unboxing di tutte le cosine scelte in collaborazione con il sito DoiTu. Vi ho lasciato anche un codice sconto che è Giulia35 per avere il 35% di sconto su tutto il sito, anche sui prodotti già scontati, quindi un ottimo sconto. E adesso voglio mostrarvi cosa ho creato con i materiali scelti appunto dal sito di DoiTu. Ho creato queste due spille, una a forma di luna e un'altra a forma di stella. Adesso vi mostro i materiali utilizzati e andiamo a realizzarle insieme. Il materiale per poter realizzare sia la stella che la luna è il seguente. Innanzitutto, per entrambi ho utilizzato un Rivoli, questo qui della Swarovski in colorazione Amethyst da 14 mm. Infatti, come vedete, qui è presente un Rivoli da 14 e anche sulla luna. Poi ho utilizzato, ed eccoli qui, questi chaton da 10 mm in colorazione tanzanite, ed eccoli qua, e ne ho utilizzati sempre due per spilla. Poi ho utilizzato le perle di Maiorca, questa qui è tonda liscia da 4 mm, questo qui è il codice, ma in descrizione vi metterò tutti i link di tutti i prodotti utilizzati e ovviamente anche il codice sconto. Poi ho utilizzato diverse colorazioni di perline, tutte della Miyuki. Queste qui sono le Rocaille, le 110, le Lined Light Amethyst AB, ed è una stupenda colorazione. Tra l'altro i pacchetti sono tutti quanti da 20 grammi. Poi ho utilizzato le 15, che sono appunto le Duracut Galvanized Yellowed Gold, le 4203 della Miyuki, ed eccole qua. Poi ho utilizzato un'altra colorazione di 11, queste qui sono le Metallic Light Bronze, le 457L della Miyuki. E poi ho utilizzato le Delica della Miyuki, queste sono le Semi Frosted Opaque Lavender e sono le DB0799. Come perline appunto ho utilizzato queste qui e poi ho utilizzato i Bicono Swarovski. Ho utilizzato queste due colorazioni. Questa qui sono gli Amethyst Shimmer 2x e sono uno spettacolo. Tra l'altro ovviamente già le ho utilizzate perché le creazioni, come vedete, sono qui, e all'interno della confezione sono presenti 60 pezzi. Questo è il codicino e poi ho utilizzato quest'altra colorazione, sempre Bicono Swarovski, questi qui sono i Violet AB 2x e anche questi sono stupendi. E poi, siccome ho realizzato ovviamente due spille, ho utilizzato anche le basi per spille, queste qui in argento, e sono esattamente la misura 25x6 mm, ed eccole qua. Adesso ho altre spilline, quindi posso sbizzarrirmi. Come filo ho utilizzato un filo Miyuki, l'ago ho utilizzato quello della Pony, come base ho utilizzato la Bead Foundation per entrambi e come retro ho utilizzato appunto la finta Alcantara. E questo è il risultato. Adesso vi lascio al tutorial. Primo passaggio: ho disegnato con una matita la sagoma sia della stella e sia della luna. A questo punto, con una forbice vado a ritagliare entrambe le sagome. Una volta ritagliata la sagoma sia della stella e sia della luna, vado a prendere il bead foundation della Beadsmith. Voi potete utilizzare anche la lazy stiff stuff o anche il feltro. Io ho questo qui, quindi vado a utilizzare il bead foundation, adagio la sagoma della stellina sul bead foundation e poi sempre con una matita vado a tracciare tutti i contorni della stella in modo da avere appunto il disegno trasferito sul bead foundation, e poi possiamo iniziare a ricamare. Quindi effetto questo passaggio e ritorno da voi per il ricamo. A questo punto prendo i rivoli da 14 mm, questi sono gli amethyst scelti appunto dal sito di DoiTu, e li vado a posizionare in questo modo. Vado un po' a capire come posizionare sia rivoli che chaton. Poi prendo anche gli chaton, questi qui sono da 10 mm in colorazione tanzanite, e vado a capire come posizionare sia rivoli e gli chaton sul nostro lavoro, sia sulla stella e sia sulla luna. Dopo aver deciso la posizione dei nostri rivoli e i chaton, ovviamente ne faccio una per volta, prendo un taglierino
e vado a creare, aspettate, metto una base sotto, vado a creare una X in corrispondenza appunto della punta del rivoli qui e vado a creare una piccola X. Ecco qua. Questo è il risultato. Adesso lascio ad asciugare per mezz'ora in modo che la colla tiri bene. Questo è il retro. Vedete, dalla piccola X che abbiamo realizzato fuoriescono le punte sia del Rivoli che dello Chaton. Stesso discorso anche per quanto riguarda la luna. Adesso lascio asciugare per bene la colla e poi proseguiamo con l'incastonature. Rieccomi, è trascorso appunto mezz'ora e adesso andiamo a realizzare le incastonature per quanto riguarda sia il Rivoli e sia per quanto riguarda i nostri due chaton. Negli anni passati, per quanto riguarda il bead embroidery, ho realizzato sia incastonature per quanto riguarda alpeyote e sia per quanto riguarda la tecnica dello square stitch. Quindi adesso andiamo a ripassare queste due tecniche e quindi andremo ad incastonare il Rivoli da 14 con il peyote, invece questi chaton da 10 li andremo ad incastonare con lo square stitch. Quindi iniziamo. Prendo il filo e vado a prendo un segmento abbastanza lungo, sono abituata a lavorare con del filo lunghissimo. Vado a realizzare ovviamente il nodino iniziale. Creo questo cerchio e ripasso all'interno 3 volte con l'ago e con il filo in modo da creare questo nodo e poi taglio questa parte qui in eccesso. A questo punto accantono la luna e iniziamo prima con la stella. Vado a fuoriuscire con l'ago e con il filo in prossimità appunto del rivoli da 14 mm ed ecco qua. Inserite 2 deliche sul vostro ago ed eccole qua, le portate alla fine del filo in questo modo e adesso vado a rinfilare l'ago sempre in prossimità dell'ultima perlina, cioè questa qui. Quindi mi rinfilo andando dall'altra parte nel bead foundation ed ecco qua le prime 2 perline. Adesso ritorno con l'ago su, non capisco perché fa questo rumore. Ritorno con l'ago su, eccomi qua, e rientro con l'ago in queste 2 perline. E tiro. E abbiamo appunto posizionato le prime 2 perline. Adesso andiamo ad inserire una delica per volta. Quindi una delica e rivado nel bead foundation. E adesso risalgo su esattamente, devo fuoriuscire centrale da queste 2 perline e fuoriesco appunto centrale dove sono presenti queste 2 perline e rientro con l'ago e con il filo nelle ultime 2 perline, cioè in queste 2, e tiro il filo. Vi mostro di nuovo questo passaggio, poi la lavorazione è uguale per tutto il giro. Quindi di nuovo una delica, rientro nel bead foundation e dopo risalgo ovviamente in questo spazietto qua, dove è esattamente la penultima delica, cioè qui.
e poi ovviamente rientro in queste ultime due perline, la penultima e l'ultima perlina inserita. Vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Ho inserito esattamente 30 delica della Miyuki 110. Questo è come si presenta il lavoro sul retro e questo invece è il davanti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da una delle delica ed è importante ovviamente avere un numero pari per quanto riguarda il primo giro, perché poi quando andremo a lavorare al peyote sarà appunto una perlina e fuoriesco da questa, salto la perlina che viene subito dopo e mi rinfilo nella terza che viene subito dopo, cioè in questa qui. Quindi è importantissimo avere un numero pari di perline e quindi questo è il risultato. Adesso vado a fare ovviamente questo giro al peyote, quindi di nuovo una delica, salto una della base e mi rinfilo in quella che viene subito dopo. Invece per quanto riguarda la tecnica dello square stitch, non è importante o fondamentale avere questo giro iniziale pari, può essere tranquillamente anche dispari, infatti è molto più versatile la tecnica dello square stitch che tra poco vi illustrerò. Quindi di nuovo una delica, salto una e rivado in quella che viene subito dopo. In questo modo, come vedete, stiamo lavorando appunto al peyote, però in bead embroidery. Ovviamente vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro. L'ultima delica che vado ad inserire sul lavoro andrà posizionata proprio qui sopra questa delica qui che vi sto indicando adesso con l'ago, e poi ovviamente inseriamo la delica e poi ripassiamo con l'ago e con il filo in queste due delica. Questa qui che è l'ultima di questo giro, il primo giro, e poi andremo ad inserire anche l'ago nella prima delica del secondo giro, in modo da poter poi inserire in questi spazietti qui vacanti una rocaille 150. Quindi vado avanti con la lavorazione e ritorno da voi con il giro completato. Come vi dicevo prima, vado ad inserire anche l'ultima delica sul lavoro e rientro appunto in queste due delica. Aggiusto la perlina e questo è il risultato. Adesso, come vi dicevo prima, in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una rocaille 150 oro e rientro nella delica che viene subito dopo, sempre quella sporgente in alto, vedete? Di nuovo una 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Faccio questo passaggio fino alla fine del giro. L'ultima rocaille 150 che vado ad inserire sul lavoro andrò ad inserirla in questo punto e ovviamente rientro con l'ago sia nella delica e sia nella prima rocaille 150 inserita di questo giro. Questo è il risultato. Adesso vado a realizzare un altro giro di rocaille 150, quindi una 150 e rivado nella 150 che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rivado nella 15 che viene subito dopo e vado avanti fino alla fine del giro. L'ultima 150 vado ad inserire l'ago sia nell'ultima 150 e anche nella prima 150 di questo giro. Questo è il risultato. Adesso, come vedete, fuoriesco da questa rocaille 150 qui, ripasso anche nella 150 questa qui del primo giro, in questa qua. Ripasso anche nella delica che viene subito dopo e ripasso anche in queste due delica, in queste qui. A questo punto rientro con l'ago all'interno della bead foundation, fuoriesco da quest'altro lato e vado a realizzare un piccolo nodino. In che modo? Ripasso solamente nella bead foundation, vedete? Entro ed esco dalla bead foundation in modo da creare questa piccola asolina e rientro
col lago all'interno della solina e ho creato appunto il nodino. Posso rifare nuovamente questo passaggio, quindi ripasso nella bead foundation. Creo la solina e rientro col lago all'interno della solina e tiro bene e poi taglio il filo lasciando una piccola codina in questo modo. Rieccomi. Allora, ho preso un altro segmento di filo, di nuovo il nodino che vi mostravo all'inizio video, e andiamo a realizzare appunto l'incastonatura con la tecnica dello square stitch. Fuoriesco sempre in prossimità appunto dallo chaton. Per quanto riguarda lo square stitch, come vi dicevo prima, il primo giro non è fondamentale che sia pari, può essere anche tranquillamente dispari. Un altro piccolo consiglio che voglio darvi: io di solito quando realizzo lo square stitch utilizzo due dimensioni di perline. Per quanto riguarda il primo giro, di solito utilizzo o le Rokail 110 o le Rokail 80. E poi per quanto riguarda il secondo giro, se utilizzo le 11 come base andrò a chiudere con le 150. Se invece utilizzo le 80 come primo giro come base andrò a chiudere con le Rokail 110. In questo caso andrò ad utilizzare le 11 come primo giro, sempre della Miyuki, e come secondo giro andrò a utilizzare le Rokail 150 per andare a chiudere l'incastonatura. Quindi lo square stitch è basato soltanto su due giri: il primo, che va appunto a contornare o il rivoli o lo chaton, e il secondo, che va a chiudere l'incastonatura. Invece per quanto riguarda la tecnica del peyote, come abbiamo visto, ci sono un giro di delica, un altro giro di delica e poi due di 150 per andare a chiudere l'incastonatura. Lo square stitch è molto molto più semplice e pratico. Quindi adesso vi mostro anche quest'altra variante. Vado a prendere le Rokail 110 ed eccole qua. Ho inserito esattamente due Rokail 110 sul mio ago e sul mio filo. Le porto alla fine ed eccole qui. Le metto proprio in prossimità dove è presente il foro, in questo modo, e poi rientro sempre con l'ago all'interno della bead foundation. Il primo passaggio è identico all'incastonatura che abbiamo realizzato appunto al peyote. Quindi prima inserisco appunto due Rokail, rientro in queste due Rokail nuovamente ed eccole qua, e poi inserite una perlina per volta. Quindi una Rokail e rientro nella bead foundation, poi risbuco ovviamente dalla penultima Rokail e poi ripasso ovviamente in queste ultime due perline inserite. Vado avanti fino alla fine del giro. Rieccomi, ho inserito esattamente 24 Rokail della Miyuki 110. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da una delle Rokail. Inserite una 150 sul vostro ago, ed eccola qua, e rientrate nella medesima perlina andando in direzione opposta. Vedete, il filo fuoriesce da questo lato e io mi rinfilo dall'altro lato e anche nella perlina che viene subito dopo. Quindi mi rinfilo in queste due e aggiusto la perlina. Adesso di nuovo una 15, eccola, rientro nuovamente nella seconda perlina andando in direzione opposta da dove fuoriesce il mio filo e rientro anche nella terza Rokail 110, quindi rientro sempre in due perline e ho posizionato appunto anche la seconda Rokail 150. Vado avanti ovviamente con questa lavorazione, quindi di nuovo una 150, rientro nella terza perlina andando in direzione opposta e anche nella quarta perlina. È estremamente semplice, ovviamente aggiustate la perlina in questo modo.
Non vi preoccupate se adesso non stanno tutte quante in fila, poi dopo andremo a ripassare soltanto con l'ago e con il filo all'interno di queste perline. Quindi continuo con questa lavorazione fino alla fine, facendo questo passaggio per tutte le perline della base. Questo è il risultato. Ovviamente ho inserito 24 rocaille 15-0. Adesso le aggiusto, ecco qui, in questo modo. E sono ripassata anche in qualche rocaille 11-0. Fuoriesco da una delle rocaille 11-0 qui della base, risalgo ovviamente nella 15 in alto e poi in tutte le altre 15 per andare a ripassare con l'ago e con il filo in queste 15-0, in tutte le 15-0 inserite. Ed ecco qua, in questo modo. Ovviamente ripasso anche una seconda volta in queste 15-0, quindi rifaccio un altro giro per chiudere bene l'incastonatura. E poi, una volta ripassato nelle 15, riscendo anche nella 11-0 e poi rivado con l'ago all'interno del bead foundation, giro il lavoro e anche in questo caso qui vado ad effettuare un piccolo nodino col metodo che vi mostravo prima. Adesso vado a realizzare un'altra incastonatura per quanto riguarda questo chaton da 10 mm, sempre con la tecnica dello square stitch. Ovviamente questi due passaggi, sia dell'incastonatura al peyote e sia dello square stitch, vado a rifarli anche per quanto riguarda la luna. Rieccomi, questo è il risultato. Ho terminato le incastonature sia con la tecnica square stitch e sia con la tecnica peyote. Vi mostro in dettaglio la luna, ed eccola qui. E questa invece è la stellina. Adesso, per questi altri spazietti che restano appunto vacanti, ho pensato di andare a creare una decorazione un po' caotica, senza un filo logico. Andrò ad inserire le perline sul bead foundation un po' a casaccio, ovviamente tenendo presente dei colori. Parto con la luna e poi ovviamente farò anche la stella, e quindi sempre con un nuovo filo rientro all'interno della lavorazione, inizio ad inserire perline. Visto che vicino ho una perlina lilla, vado con una rocaille 15-0, e se siete alle prime armi, con ovviamente con la tecnica del bead embroidery, vi consiglio, siccome stiamo utilizzando diverse dimensioni di perline, vi consiglio sempre di portare la perlina in fondo al filo, in modo da capire quanto spazio da lasciare per poi rientrare all'interno della bead foundation e andare a fissare questa perlina. Questo perché ovviamente, se siete alle prime armi, non sapete subito quanto è lo spazio da lasciare subito per ogni perlina, per ogni dimensione di perlina. Quindi vi consiglio ovviamente di andare a posizionare la perlina qui sulla fine del filo, di portarla, diciamo, alla fine del filo. Poi dopo rientro ovviamente sempre in prossimità della rocaille 15-0, rientro nella 15-0 e vado ad inserire una nuova perlina. In questo caso poi vado ad aggiungere una rocaille 11-0, la porto alla fine del filo ed eccola qua, vedo la distanza e quindi poi rientro all'interno della bead foundation. Poi risalgo sempre in prossimità di questa 15-0 e rientro in queste due. Adesso, siccome lo spazietto, questo è la fine della mia luna, qui c'è un piccolo spazietto e posso inserire al limite una rocaille bronzo. Quindi una rocaille bronzo e vado all'interno della bead foundation in questo modo. Poi fuoriesco in prossimità della 11 lilla e rientro in queste ultime due, questa lilla e questa bronzo.
poi rientro. Siccome sono arrivata, perché questo è la parte e il margine, rientro nella bead foundation e ho fissato queste prime tre perline. Adesso fuoriesco con l'ago vicino alla delica, inserite una 11 bronzo e rientrate all'interno del bead foundation. Di nuovo riesco sempre in prossimità della 11 bronzo per rientrare nuovamente nella 11. A questo punto vado a vedere se va bene un bicono. In questo punto, al limite non un bicono ma una perla, perché è più arrotondata, e quindi prendo una perla in Maiorca da 4 e rientro in questo modo. Adesso di nuovo fuoriesco in prossimità della 11 bronzo e poi rientro nella 11 bronzo e nella perla e rientro nuovamente nel bead foundation. Come avete visto, sto realizzando una decorazione un pochettino senza senso, cioè senza seguire nessuna linea. Sto mettendo le perline sia in orizzontale che in verticale per andare a coprire questi spazietti bianchi della bead foundation e creare appunto la mia luna. Quindi poi successivamente andrò ad inserire, non so, un bicono di un altro colore, di nuovo una perla per distanziarle, vedete, una perla qui, una perla qui, una perla qua, e poi ovviamente le perline più piccole che vanno poi a colmare questi spazietti qui vacanti della bead foundation. E ovviamente questa decorazione vado a farla per tutti i punti finché poi non ho terminato tutte le parti, queste qui bianche, non ho coperto tutte le parti bianche. E non è una decorazione stra semplice e vi fate trasportare soltanto per quanto riguarda dai colori, quindi bisogna solo stare attenti ai colori e poi ovviamente andare a coprire ogni spazietto della bead foundation. Non c'è una tecnica precisa, quindi io vado avanti con la lavorazione coprendo tutte queste parti bianche e ritorno da voi sia con la luna e sia con la stellina ovviamente ricoperte con questa decorazione caotica. A tra poco! Rieccomi, questo è il risultato, questa è la stella, molto luminosa con questi bicono Swarovski, e questa è la luna, anche lei molto luminosa. Sperando che si notano tutti i vari colori che ho utilizzato, perché sono senza luce artificiale, quindi queste sono le creazioni alla luce naturale. Adesso con una forbicina vado a ritagliare, ovviamente stando molto attenta a non fare danni, e vado a lasciare un piccolo bordino di qualche millimetro. Adesso vi mostro anche quanto deve essere grande questo bordino. Ecco qua. All'incirca, vedete? Di proprio di qualche millimetro fra la fine della perlina e lasciare appunto questo bordino. Questo bordino ovviamente ci servirà per realizzare la cucitura in brick stitch. Quindi andiamo a tagliare piano piano, stando molto accorta anche al retro della lavorazione, in modo da, come dicevo prima, da non fare danni. Questo è il risultato, ho ritagliato anche la stella, ho lasciato sempre quei 2 mm di bead foundation, e adesso accantono le due
prendo un cartoncino fatto in questo modo, abbastanza consistente. Questo io lo utilizzo sempre per quando devo realizzare ovviamente delle spille. Questo passaggio non vado ad effettuarlo per quanto riguarda le collane. Quindi sempre con una matita vado a tracciare i bordi sia interni ed esterni della luna, tenendo conto che poi il cartoncino devo ritagliarlo più piccolo rispetto a questo contorno. Quindi questo sarà soltanto una linea guida per capire quanto ritagliare il cartoncino. Stessa cosa farò anche per quanto riguarda la stella e questo sarà il risultato. Adesso sempre con la matita vado a disegnare dei contorni più piccoli. In questo modo, e adesso vado a ritagliare questa parte qui. In questo modo devo lasciare lo spazietto sia interno che esterno e il cartoncino va posizionato centrale in modo da dare struttura alla nostra spilletta. E adesso vado ad incollarlo. Quindi prendo la colla, prendo sempre questa qui dell'artiglio, sotto ho messo uno Scottex perché ogni volta con la colla io faccio sempre un macello. Non ho un buon rapporto con la colla, così, e poi faccio un po' di pressione sul cartoncino. Rieccomi, questo è il risultato. Ho realizzato anche la stellina, ho lasciato il bordino esterno per andare a fare la cucitura in brick stitch, stesso discorso anche per quanto riguarda la luna. Adesso prendo questo che è finta alcantara e vado a tracciare sia della luna e sia della stella, sempre con una matita, vado a tracciare il bordo e adesso con una forbice vado a ritagliare. Rieccomi, ho tagliato appunto la stellina, non è definitiva perché devo ancora togliere qualche eccesso. Ecco qua, vedete? Qui alla punta, qui c'è un piccolo bordino, non so se si riesce a vedere da lì, aspettate, provo a farvelo vedere da vicino. Vedete? Devo ancora ritagliarla per bene in alcuni punti, invece in altri va bene, per esempio la parte delle due punte in basso. Prima di andare a rifinire, ovviamente io vado prima a incollare la mia spilletta. E lasciate ad asciugare la spilletta. E una volta che si è asciugata la colla, vado a realizzare ovviamente in prossimità della spilla. Sulla parte retro vado a realizzare due fori, un foro dove uscirà questa parte qui della spilla e un altro foro dove uscirà quest'altra parte della spilla. Rieccomi, questo è il risultato. Ho aggiunto sia la spillina, ho fatto due fori come vi dicevo prima e poi dopo ho ritagliato per bene tutto il contorno e ovviamente ho aggiunto un pochettino di colla qua nel centrale, stando sempre accorta a non far fuoriuscire ovviamente la colla, quindi lasciare ovviamente dello spazio per quanto riguarda sempre il bordo che deve restare libero. Stesso discorso anche per quanto riguarda la luna. A questo punto prendo il filo e le Rocaille 110 e vado a realizzare la cucitura in brick stitch. Io ovviamente qui ho il filo e rivado all'interno della solamente della bead foundation, in questo modo nascondo il filo all'interno, ok, in questo modo. Adesso inseriamo una Rocaille 110 e rientro con l'ago sia nella finta alcantara e sia nella bead foundation nuovamente.
e tiro il filo. Adesso rientro nella perlina andando dal basso verso l'alto e vado a bloccare la prima perlina. Adesso di nuovo una rocaille e rientro sempre nella finta alcantara e nella bead foundation. E nuovamente rientro in questa perlina andando dal basso verso l'alto. Vi rimostro di nuovo questo passaggio, di nuovo perlina, rivado nella finta alcantara e anche nella bead foundation, tiro il filo e nuovamente con l'ago rivado dal basso verso l'alto per andare a fissare questa terza perlina. Ed eccola qua. Vi zoom un attimo così vi rimostro nuovamente questo passaggio. Ok, quindi di nuovo rocaille, rivado nella finta alcantara e nella bead foundation, tiro il filo e rientro con l'ago in questa perlina andando dal basso verso l'alto. E stiamo appunto realizzando il bordino in brick stitch. Nuovamente perlina, rivado sia nella finta alcantara che nella bead foundation e di nuovo dal basso verso l'alto e tiro bene il filo. Ovviamente questi passaggi vado a farli finché tutto il bordino della stella non sarà terminato. Stesso discorso anche per quanto riguarda la luna. Quindi effettuo questi passaggi e ritorno da voi con le spille terminate. Ed ecco qui il risultato finale. Ho terminato il bordino brick stitch ad entrambe le spille e questo è il risultato. Questo è il retro della lavorazione. Come vedete, i punti ho cercato di farli tutti quanti simili in modo da avere anche un bel retro. E questa invece è la luna. La spilletta l'ho posizionata in questo modo. E niente, ecco qui le mie spille terminate, sia la stella che la luna. Io le adoro. Sono stupende, le sicuramente le indosserò sia con una sciarpa ma anche sopra un cappellino semplice, perché no, anche perché sono piuttosto piccoline. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!